Un muro contro muro si profila tra gli operatori del mercato del giovedì e l'amministrazione comunale di Giarre dopo l'annuncio del trasloco nella nuova area mercatale di via Carlo Sada già da questa mattina. Una scelta giudicata inopportuna dai commercianti ma anche irricevibile soprattutto per la inidoneità del sito, lontano dal centro abitato e ai molti anche sconosciuto trovandosi per l'appunto in periferia. Questa mattina davanti alla sede comunale di via Callipoli con l'obiettivo di ottenere un rapido confronto con l'amministrazione si è presentato una nutrita rappresentanza del gruppo di operatori del mercato del giovedì e non sono mancate le tensioni, sono intervenuti anche i carabinieri per comprendere cosa stesse accadendo. Allora noi vogliamo un tavolo con l'amministrazione comunale in cui dobbiamo decidere un'area per noi idonea, cioè perché il punto dove siamo, a 25 anni che soffriamo senza incassare soldi. E loro ci vogliono portare in un'area che per noi è pessima, una pessima soluzione. Perché, quindi anche quel poco perché è fuori paese. Praticamente quel poco che ingassiamo adesso in questo sito attuale, nel prossimo sito che vogliono mettere siamo direttamente annullati, fuori da ogni posto. Non è una sede idonea per noi, perché? Perché c'è un'entrata e nemmeno un'uscita. E praticamente è molto in periferia del paese. E le persone non sono in grado nemmeno di accedere. A me tantissimi clienti mi chiamano e mi dicono ma dove si trova? Per me non è un luogo dove fare un mercato, perché poi si trova sotto dei condomini, si trova in un posto molto isolato. Quindi oggi non l'avete montato? No, completamente, non ci montiamola, perché se montiamola è come fare un buco nell'acqua. E giustamente noi abbiamo spese da pagare, dove andiamo in un posto senza un significato, senza... Il mercato è andato in crisi, perché dove si trova adesso praticamente il mercato non è nemmeno buono, perché è di salita, le persone non possono venire, non ci sono servizi igienici, non c'è niente, non siamo nemmeno assistiti a livello nemmeno di personale, di niente. E praticamente il mercato è indietro, è andato anche per la molta crisi che c'è. Il mercato si porterebbe al centro del paese, che potrebbe venire la signora anziana, potrebbe venire chi a piedi, potrebbe venire tante cose. Il mercato è tutta un'altra cosa, il mercato si deve fare al centro del paese. E come mai che Giarre non funziona? Perché non funziona Giarre? Perché l'amministrazione vuol dire non ci aiuta, perché non siamo assistiti. È stato poi l'assessore al commercio Alfio Previtera a ricevere nell'aula consiliare del municipio una delegazione di operatori difendendo con forza le scelte dell'amministrazione comunale, rimarcando che comunque l'individuazione dell'area di via Sada potrebbe comunque rivelarsi come provvisoria, ma confermando la propria netta contrarietà ad alcuni siti alternativi prospettati proprio dai commercianti e comunque ritenuti incompatibili per la presenza di scuole o per la carenza di aree di sosta. Pietro Aci, presidente dell'ANFA Confesercenti, nello spiegare la convocazione di un tavolo tecnico urgente, ha comunque evidenziato che in via Sada gli operatori non andranno e che in attesa di soluzioni definitive affiderà comunque al sindaco Danna la responsabilità di sopprimere per sempre il mercato del giovedì a Giarre.